Il codice del 1942 è il primo codice moderno ad occuparsi dei contratti per adesione, cioè quei contratti predisposti da uno solo dei due contraenti per la conclusione di una pluralità di contratti, eventualmente anche attraverso il ricorso a moduli o formulari. Il legislatore del 1942 si interessa di questa tipologia di contratti soprattutto dal punto di vista delle condizioni generali di contratto nell'ambito della loro formazione. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è innanzitutto quello di evitare che il contraente sottoscriva un contratto senza conoscerne appieno le condizioni nel momento in cui lo conclude e in secondo luogo quello di evitare che il contraente sottoscriva clausole che potrebbero poi rivelarsi per lui pericolose. E le norme rilevanti in tal senso sono gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile. In particolar modo il 1341 al primo comma stabilisce che le condizioni generali di contratto sono efficaci nel caso in cui queste siano state conosciute o comunque avrebbero potuto essere conosciute dall'aderente con la dovuta diligenza nel momento in cui il contratto è concluso. Invece il secondo comma del 1341, che è poi ripreso al secondo comma del 1342 per moduli o formulari, stabilisce che le clausole che possono rivelarsi pericolose per l'aderente, cioè le cosiddette clausole vessatorie, necessitano di una specifica sottoscrizione per iscritto. Quindi il primo passo è proprio quello di capire che cosa si intende per condizioni generali di contratto e di conseguenza capire quali siano le clausole vessatorie. Allora, le condizioni generali di contratto sono innanzitutto condizioni di contratto, non sono tali per esempio i patti d'opzione, così come le disposizioni di carattere normativo e legislativo. Deve poi trattarsi di condizioni di contratto generali, cioè predisposte per la conclusione di una pluralità di contratti, non sono invece condizioni di contratto generali quelle predisposte per la conclusione di un singolo contratto o comunque di più contratti, ma nell'ambito di un'unica operazione economica. Infine, deve trattarsi di condizioni generali di contratto predisposte da un solo contraente, il che non accade quando la singola clausola sia oggetto di trattativa fra le parti o con associazioni sindacali o di categoria, o quando le parti d'accordo rinviano ad un altro testo contrattuale che entrambe conoscono, cioè si parla della cosiddetta dichiarazione per relationem perfectam. E infine deve ovviamente sussistere la ratio dell'articolo 1341, il che non implica necessariamente una posizione di debolezza e di inferiorità di uno dei due contraenti, ma quantomeno il contratto deve poter rappresentare un pericolo per una delle due parti. A questo punto allora ci chiediamo quali siano le clausole considerate come vessatorie e l'articolo 1341 ne contiene sicuramente un'elencazione. Innanzitutto abbiamo quindi come si dice, le clausole limitative della responsabilità, quindi abbiamo le clausole che limitano la facoltà di recedere dal contratto, a meno che siano riproduttive della disciplina di quel tipo contrattuale, nonché le clausole che permettono a una parte di sospendere l'esecuzione del contratto, sempre a meno che tale facoltà non sia già prevista dalla disciplina legislativa del tipo contrattuale. Quindi, per esempio, è vessatoria la clausola con cui si consente all'assicuratore di sospendere arbitrariamente l'esecuzione del contratto di assicurazione, cioè per esempio di sospendere l'erogazione del premio assicurativo. Ancora, l'articolo 1341 considera clausole vessatorie quelle che introducono delle decadenze, per esempio decadenze alla facoltà di proporre di far valere la garanzia per evizione nella compravendita. Quindi le clausole relative alla proroga tacita o alla rinnovazione del contratto, le clausole che limitano o escludono la facoltà di opporre eccezioni, per esempio la clausola che esclude la facoltà di o il potere di eccepire l'estinzione dell'obbligazione di restituzione per impossibilità dovuta a caso fortuito. E ancora le clausole che limitano la libertà contrattuale, per esempio quella clausola con cui si stabilisce che un soggetto potrà vendere solamente i prodotti del predisponente, e infine le clausole compromissorie, ma non sono considerate tali le clausole relative ad arbitrati irrituali e le clausole con cui le parti si accordano per affidare a un terzo una determinata perizia,
nonché le clausole che derogano alla competenza territoriale, quindi per esempio le clausole che prevedono un foro diverso rispetto a quello stabilito dalla legge o che indicano come esclusivo uno dei fori previsti dal codice civile, perché in questo modo si fa venir meno la facoltà di scelta che proprio la legge rimette all'attore. Ovviamente poi vi possono essere delle clausole che sono ricomprese nell'elenco dell'articolo 1341, ma che nel caso di specie non sono da considerarsi vessatorie perché riproduttive di disposizioni di legge. Per esempio, la clausola risolutiva espressa stabilisce che una parte può scegliere di risolvere il contratto nel momento in cui una determinata obbligazione non sia adempiuta con determinate modalità. E questo perché la clausola risolutiva espressa riprende l'articolo 1453, secondo cui nei contratti a prestazioni corrispettive, in caso di inadempimento di una parte, l'altra parte può scegliere fra la risoluzione e l'adempimento, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno. Ma vi possono anche essere clausole non comprese nell'elenco dell'articolo 1341, ma che nel caso di specie possono comunque essere considerate come clausole vessatorie. Ora, perché la clausola sia valida e quindi efficace, l'articolo 1341 al primo comma richiede che essa sia conosciuta dall'aderente o quantomeno fosse conoscibile da quest'ultimo utilizzando l'ordinaria diligenza al momento della conclusione del contratto. Quindi lo standard richiesto è quello della conoscibilità. Dunque, l'aderente non potrà lamentare la mancata conoscenza di una clausola se con la dovuta diligenza egli avrebbe potuto conoscerla. Naturalmente non è considerata conoscibile la clausola incomprensibile, mentre è generalmente conoscibile la clausola ambigua, la quale però, ai sensi dell'articolo 1370, deve sempre essere interpretata in senso favorevole per l'aderente. Qual è il problema a questo punto? Il problema è che l'articolo 1342, relativo a moduli e formulari, riprende il 1341 solamente per quanto riguarda il secondo comma. Quindi solo per quanto riguarda le clausole vessatorie, non invece con riguardo al primo comma e quindi con riguardo allo standard di conoscibilità. Perciò ci si chiede se il requisito della conoscibilità si applichi anche alle clausole di moduli o formulari oppure se qui non trovi applicazione. E in questo caso si preferisce tener fede alla lettera della legge, anche perché è poco plausibile che un soggetto sottoscriva un modulo o un formulario senza conoscerne il contenuto. Dal punto di vista processuale, invece, il carattere vessatorio di una clausola oppure l'esistenza della specifica sottoscrizione per iscritto è accertata dal giudice di merito e dunque tale controllo è invece escluso in sede di legittimità. Tuttavia, la nullità di una condizione generale di contratto può essere fatta valere anche in sede di legittimità se però i presupposti di fatto risultano già agli atti di causa. Naturalmente, la nullità, l'inefficacia di una condizione generale di contratto può essere fatta valere da entrambe le parti e può anche essere rilevata d'ufficio. E il fatto che la norma sia posta a tutela dell'aderente non ci porta a ritenere che la nullità possa essere fatta valere solo da quest'ultimo, perché lo scopo della norma è semplicemente quello di porre in capo all'aderente un maggiore onere di attenzione. E non invece quello di renderlo padrone degli effetti e quindi del futuro del contratto. Di conseguenza, appunto, la nullità può essere rilevata da entrambe le parti e anche d'ufficio dal giudice. Naturalmente, nel momento in cui si rileva la nullità di una clausola vessatoria o comunque di una condizione generale di contratto, la parte restante del contratto continua a produrre i propri effetti e l'aspetto che sarebbe dovuto essere regolato dalla clausola invalida sarà regolato dal diritto dispositivo. Per quanto riguarda invece moduli o formulari, l'articolo 1342 al primo comma stabilisce la prevalenza delle clausole aggiunte rispetto a quelle standard di moduli o formulari, purché fra le due vi sia incompatibilità. E questa incompatibilità è esclusa quando la clausola aggiuntiva vada semplicemente a chiarire, a spiegare o a interpretare la clausola standard del modulo o del formulario. L'articolo 1370 si occupa invece dell'interpretazione del contratto standard, stabilendo che quando il contratto è predisposto da uno solo dei due contraenti, esso viene sempre interpretato in caso di dubbio in senso favorevole per l'aderente.
Naturalmente questa disposizione non si applica al contratto individuale, cioè al contratto stipulato e predisposto da entrambe le parti, né nel caso in cui il contratto standard sia comunque stato oggetto di trattativa. Ci si chiede invece se questa disposizione trova applicazione nel caso in cui il modulo o il formulario sia predisposto non unilateralmente da una delle due parti, bensì da terzi, ma la soluzione sembra essere ovviamente quella positiva. Naturalmente però l'articolo 1370 appartiene alle cosiddette norme di interpretazione oggettiva, le quali trovano applicazione solamente quando il dubbio interpretativo non sia stato risolto attraverso le norme di interpretazione soggettiva. Dal punto di vista invece dei profili processuali, l'onere di provare che si è in presenza di un contratto per adesione grava sulla parte che da ciò vuole trarre effetti a sé favorevoli. E l'accertamento sul carattere vessatorio di una clausola, come abbiamo detto, spetta al giudice di merito. Il problema qual è? Il problema è che il vero pericolo per il contraente non è tanto quello di concludere un contratto del quale non conosce il contenuto, ma piuttosto quello di essere privo della forza contrattuale che gli permetterebbe di concludere a condizioni per lui più favorevoli. E gli articoli 1341 e 1342 in realtà non pongono rimedio a questa problematica e anzi finiscono per risultare utili ed efficaci solo per i contratti verbali. Perciò la dottrina è andata in cerca di soluzioni che permettessero, per esempio, di considerare nulle anche clausole che in realtà l'articolo 1341 non considera come vessatorie, e nel far questo è ricorsa a una clausola generale. Ma il problema diventa allora quello di capire quando una condizione contrattuale appartiene o meno a questa clausola generale. Dunque, il parametro di riferimento utilizzato dalla dottrina è il diritto positivo, ossia una clausola dovrebbe essere considerata come vessatoria nel momento in cui ha lo scopo non episodico ma sistematico di derogare al diritto positivo, che è considerato come la soluzione più equa per il caso medio. Per il caso medio. Perciò, innanzitutto, si offre un parametro di valutazione al giudice, che è proprio il diritto positivo, ma si può compiere anche un passo ulteriore, perché parte della dottrina suggerisce di riportare il contratto standard al proprio tipo contrattuale, di modo tale da verificare se le condizioni generali di contratto abbiano semplicemente come scopo quello di derogare alla disciplina generale del tipo contrattuale, e allora possono essere considerate valide, o siano invece semplicemente espressione del potere di predisposizione di uno dei due contraenti, e allora dovranno essere considerate come invalide. Comunque, in realtà la giurisprudenza restia ad ammettere il ricorso a clausole generali, non accoglie la soluzione offerta dalla dottrina. Ma anche nel momento in cui questa soluzione fosse stata accolta, in realtà non avrebbe risolto tutti i problemi. Innanzitutto perché il singolo contraente difficilmente sceglierà e avrà la forza di agire in giudizio contro il predisponente. E dall'altra parte, anche se si riuscisse ad agire in giudizio, il giudice potrebbe statuire l'invalidità della singola condizione generale di contratto contenuta nel contratto che ha fatto valere in giudizio, e non, per esempio, di tutte le condizioni generali di quel tipo predisposte da quel contraente in tutti i suoi contratti. Queste problematiche portano allora a ricercare una disciplina alternativa, che viene ritrovata agli articoli 33 e seguenti del codice del consumo. E allora la prima verifica che si richiede all'imprenditore, o meglio, il primo sforzo che si richiede all'imprenditore, è proprio quello di andare a modificare le proprie condizioni generali di contratto, ancor prima che si verifichi una controversia, per il timore di incorrere poi in conseguenze sanzioni negative. E allora innanzitutto si chiede all'imprenditore di verificare che le proprie condizioni generali di contratto siano chiare e comprensibili, perché gli articoli 34 e 35 del codice del consumo stabiliscono che il carattere vessatorio di una clausola non dipende dall'oggetto del contratto o dal corrispettivo pattuito per beni e servizi, bensì proprio per il loro carattere chiaro e comprensibile. Dunque, se una clausola è chiara e comprensibile, non potrà essere additata come vessatoria, e quindi lo scopo è quello di far sì che l'imprenditore elimini ogni forma di ambiguità dal proprio contratto standard.
Allo stesso tempo, però, l'articolo 36 del codice del consumo stabilisce che è nulla in ogni caso ogni clausola che abbia lo scopo di far applicare al contratto la disciplina di un paese extracomunitario per evitare invece l'applicazione delle tutele previste per il consumatore da un paese comunitario con il quale il contratto presenta un legame più stretto. In questo caso, dunque, la clausola è nulla. E l'aspetto sarà disciplinato proprio dalla normativa prevista dal paese comunitario con cui il contratto presenta il legame più stretto. Allo stesso tempo, invece, non è vessatoria la clausola che sia riproduttiva di disposizioni di legge o di convenzioni internazionali sottoscritte da tutti i paesi membri dell'Unione Europea o dalla stessa Unione Europea. Qui però il problema è quello proprio di capire quando una clausola può considerarsi riproduttiva di una disposizione di legge e quindi non essere vessatoria, o quando invece la clausola non è riproduttiva di una disposizione di legge e quindi è vessatoria. Ora, generalmente si ritiene escluso il carattere vessatorio quando la clausola riproduce una norma di legge imperativa o supplettiva. Quindi una norma di legge che va a sostituire le previsioni contrattuali delle parti difformi, oppure che va a colmare la lacuna lasciata nel contratto dalle parti. È invece vessatoria la clausola che regola aspetti non disciplinati dal legislatore, oppure che regola aspetti disciplinati sì dal legislatore, ma in modo tale che la norma di legge ammetta tranquillamente una sua deroga. Ovviamente invece il carattere vessatorio è escluso quando quella clausola è stata oggetto di specifica trattativa e nel caso di contratti conclusi attraverso moduli o formulari la trattativa deve essere provata proprio dall'imprenditore, cioè da colui che predispone il modulo o il formulario. Il problema qual è? Il problema è che dimostrare l'esistenza di una trattativa in un contratto individuale è piuttosto semplice, basta fornire le prove di uno scambio comunque di bozze o di lettere. Più complesso è dimostrare invece l'esistenza di trattative in contratti di serie, che per definizione vogliono proprio standardizzare e uniformare il proprio testo per tutti gli aderenti. E ovviamente non sarà prova della trattativa il fatto che l'aderente abbia sottoscritto un accordo a parte nel quale si dice che le trattative sono effettivamente state svolte. Né rilevano eventuali trattative con associazioni sindacali o di categoria, perché ciò che rileva è la trattativa con il singolo aderente, in modo tale che quest'ultimo possa far valere il proprio interesse specifico. Potrebbe invece essere una soluzione per l'imprenditore, o comunque per il predisponente, quella di predisporre testi contrattuali alternativi fra cui l'aderente può scegliere. A questo punto, quindi, l'articolo 36 stabilisce poi che sono in ogni caso nulle tre tipologie di clausole. Innanzitutto, quelle volte a limitare o escludere la responsabilità del professionista per la morte o per danni alla persona del contraente, dell'aderente, dovuti a fatti o ad omissioni del professionista stesso. Quindi le clausole volte ad escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di terzi per inadempimenti totali o parziali o per adempimenti inesatti del professionista. E infine le clausole che hanno come oggetto o come effetto quello di estendere l'adesione del consumatore a clausole che in realtà egli non ha sottoscritto e non ha conosciuto al momento della conclusione del contratto. Dunque, a questo punto abbiamo definito clausole che sono certamente nulle, ossia quelle di quell'articolo 36, clausole che invece non possono considerarsi vessatorie perché riproduttive di disposizioni di legge o perché oggetto di specifica trattativa, e allora ci resta da capire per tutte le altre clausole quali siano i criteri di valutazione. E in ciò ci fornisce un aiuto l'articolo 33, che definisce proprio un elenco di clausole che si considerano vessatorie. Questo elenco, peraltro, può essere suddiviso in due diverse categorie. Da un lato abbiamo le clausole che derogano al principio per cui il contratto ha forza di legge fra le parti. Dall'altro lato abbiamo le clausole che limitano invece l'autotutela del professionista o il diritto di difesa del consumatore. Partendo quindi dal primo gruppo, si possono identificare tre sottocategorie, ossia clausole che derogano all'immodificabilità del contratto, alla sua irretrattabilità oppure alla cogenza dell'adempimento. Dunque, partendo dalle clausole che derogano all'immodificabilità del contratto, abbiamo innanzitutto
come detto prima, le clausole che estendono l'adesione del consumatore a condizioni o clausole che egli non ha potuto conoscere al momento della conclusione del contratto. Poi, sempre per quanto riguarda le clausole che derogano all'immodificabilità del contratto, abbiamo lo ius variandi, ossia le clausole che hanno come oggetto, come effetto, quello di consentire al professionista di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o comunque le caratteristiche dei beni e dei servizi forniti senza che sussista un giustificato motivo descritto nel contratto e ovviamente sempre che la clausola non sia riproduttiva di disposizioni di legge. Quindi abbiamo la determinazione successiva del prezzo, ossia le clausole che hanno come oggetto, come effetto, quello di consentire al professionista di determinare il corrispettivo per i beni e i servizi forniti solo al momento della consegna o della prestazione. Quindi in questo caso peraltro si apre anche il problema dell'efficacia della parte restante di contratto, perché a questo punto abbiamo un contratto il cui prezzo non è stato determinato originariamente, ma non può più essere determinato successivamente, per cui in questo caso sembra che in realtà tutto il contratto divenga poi inefficace. Quindi abbiamo gli aumenti, ossia le clausole che hanno come oggetto, come effetto, quello di consentire al professionista di aumentare il corrispettivo originariamente pattuito senza prevedere un diritto di recesso del consumatore nel caso in cui l'aumento risulti eccessivamente elevato rispetto appunto al prezzo originario. E infine la verifica di conformità e l'integrazione, ossia quelle clausole che hanno come oggetto, come effetto, quello di consentire al professionista di valutare unilateralmente la conformità di beni e servizi forniti a quanto pattuito nell'accordo e che attribuiscono al professionista il diritto di interpretare unilateralmente le condizioni del contratto. Quindi, primo gruppo di clausole deroga all'immodificabilità del contratto, abbiamo le clausole che estendono l'adesione del consumatore, lo ius variandi, la determinazione successiva del prezzo, l'aumento e l'accertamento di conformità e integrazione. Secondo gruppo di clausole, ossia quelle che derogano all'irretrattabilità del contratto, abbiamo innanzitutto il recesso, ossia quelle clausole che hanno come oggetto, come effetto, quello di consentire al professionista di recedere dal contratto senza attribuire lo stesso diritto al consumatore, o quelle clausole che consentono al professionista, in caso di suo recesso, di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora eseguite. Quindi questa disposizione racchiude in sé due tipologie di clausole. Da un lato quelle che attribuiscono il diritto di recesso solo al professionista e non anche al consumatore. Dall'altro lato, quelle clausole che prevedono che in caso di recesso del professionista, quest'ultimo possa trattenere una somma di denaro già pagata dal consumatore come corrispettivo per una prestazione che però non è ancora stata eseguita. Poi il recesso da contratto a tempo indeterminato, cioè quelle clausole che hanno come oggetto, come effetto, quello di consentire al professionista di recedere da un contratto a tempo indeterminato senza preavviso e se non sussiste giusta causa. Quindi la proroga tacita o la rinnovazione, cioè quelle clausole che hanno come oggetto, come effetto, quello di consentire al professionista di prevedere un termine per l'esercizio del potere di decadenza molto anticipato rispetto alla scadenza del contratto, proprio per evitare che il consumatore si trovi a dover decidere del potere di decadenza per evitare la proroga tacita molto tempo prima rispetto alla scadenza del contratto. Quindi abbiamo si conclude il secondo gruppo, che quindi contiene innanzitutto le clausole in tema di recesso del professionista e di recesso del professionista da contratto a tempo indeterminato e quindi la proroga tacita e la rinnovazione. Terzo gruppo di clausole, le clausole che derogano alla cogenza dell'adempimento. E qui troviamo innanzitutto le clausole che limitano o escludono la responsabilità del professionista per danno o morte della persona del consumatore, ossia quelle clausole che hanno come oggetto, come effetto, quello di escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di danno o di morte causata alla persona del consumatore da fatto o omissione del professionista stesso. Anche in questo caso è fatta salva l'ipotesi in cui la clausola sia riproduttiva di disposizioni di legge. Per esempio, l'articolo 2236 stabilisce che se la prestazione implica comunque la soluzione di problemi tecnici di elevata difficoltà, il prestatore d'opera risponde solamente dei danni dovuti a dolo o colpa grave.
Secondo, abbiamo le clausole che limitano o escludono i diritti del consumatore in caso di inadempimento del professionista, ossia quelle clausole che hanno come oggetto, come effetto, quello di limitare o escludere la tutela del consumatore nei confronti del professionista o di terzi per inadempimenti parziali o totali o adempimenti inesatti del professionista stesso. Qui però si pone il problema dell'articolo 1229, poiché l'articolo 1229 rende nullo ogni patto volto ad escludere la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave. E allora implicitamente si ricava che il patto che esclude la responsabilità del debitore per colpa lieve sia valido. Per cui sembrerebbe che la clausola che nega la responsabilità del professionista per colpa lieve sia riproduttiva di una norma di legge e quindi non possa essere considerata vessatoria. In realtà questa tesi è esclusa per il fatto che non può essere considerata a disposizione di legge che esclude il carattere vessatorio una norma che sostanzialmente costituisce la deroga rispetto alla soluzione equa, dove la soluzione equa e idonea è quella per cui in caso di inadempimento il responsabile risponde dei danni. Quindi abbiamo la condizione meramente potestativa e l'esecuzione, ossia la clausola che ha come oggetto, come effetto, quella di rendere immediatamente eseguibile l'esecuzione del consumatore e di subordinare invece la prestazione del professionista a una condizione che dipende meramente dalla volontà di quest'ultimo. Dunque abbiamo la condizione meramente potestativa e l'articolo 1335, ossia le clausole che hanno come oggetto, come effetto, quello di rendere sempre immediatamente eseguibile la prestazione del consumatore, mentre di subordinare l'alienazione di diritti o l'assunzione di obblighi a una condizione che appunto dipende meramente dalla volontà del professionista. Quindi abbiamo la responsabilità per i contratti stipulati dai mandatari, ossia le clausole che hanno come oggetto, come effetto, quello di limitare la responsabilità del professionista per le obbligazioni derivanti da contratti stipulati in suo nome da mandatari, oppure di subordinare l'adempimento di queste obbligazioni a determinate formalità. E infine abbiamo la sostituzione con un terzo, cioè quelle clausole che hanno come oggetto, come effetto, quello di consentire al professionista di farsi sostituire da un terzo nell'adempimento della propria prestazione, anche se vi è il consenso del consumatore, se ciò limita fortemente la tutela e i diritti di quest'ultimo. Terzo gruppo di clausole, quelle che derogano alla cogenza dell'adempimento, abbiamo le clausole che limitano la responsabilità del professionista per danni o morte alla per della persona del consumatore e quelle che limitano o escludono la tutela del consumatore in caso di inadempimento del professionista. Quindi la condizione meramente potestativa e l'esecuzione, nonché la condizione meramente potestativa e l'articolo 1335, quindi la limitazione della responsabilità del professionista per i contratti conclusi da mandatari e la sostituzione con il terzo. Infine abbiamo la seconda categoria, ossia quelle clausole che vanno a limitare l'autotutela del professionista o il diritto di difesa del consumatore. E allora abbiamo innanzitutto l'opponibilità della compensazione, ossia quelle clausole che hanno come oggetto, come effetto, quello di escludere o limitare l'opponibilità da parte del consumatore della compensazione, quindi la compensazione di un debito del consumatore nei confronti del professionista con un credito vantato sempre dal consumatore nei confronti del professionista. Poi la caparra, ossia quelle clausole che hanno come oggetto, come effetto, quello di consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore nel caso in cui quest'ultimo receda dal contratto senza completarne l'esecuzione, se in capo al consumatore non è previsto il diritto di trattenere un importo doppio nel caso in cui sia il professionista invece a non concludere il contratto e a recedere. Poi abbiamo la clausola penale, ossia quelle clausole che hanno come oggetto, come effetto, quello di consentire al professionista di trattenere, in caso di inadempimento o di ritardo del consumatore, una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno, di clausola penale o equivalenti di importo manifestamente eccessivo. Si noti peraltro che, secondo le regole generali, quando la clausola penale ha importo manifestamente eccessivo, essa viene ridotta dal giudice.
Nei contratti con il consumatore invece la clausola è nulla. Infine abbiamo i limiti all'eccezione di inadempimento, ossia le clausole che hanno come oggetto, come effetto quello di consentire, di limitare o di escludere la possibilità per il consumatore di eccepire l'inadempimento del professionista. Quindi decadenze, limitazioni ed eroghe, ossia le clausole che hanno come oggetto, come effetto, quello di introdurre deroghe, decadenze, limitazioni alle eccezioni che possono essere opposte in giudizio, inversione dell'onere probatorio, eccetera. E qui rientra anche il tema della clausola compromissoria, ossia ci si chiede in quali occasioni le parti possano devolvere le proprie controversie a un arbitro senza che la clausola risulti vessatoria. Ora, sicuramente è vessatoria la clausola compromissoria riguardante l'arbitrato rituale, perché qui si ha una deroga alla competenza giudiziaria. Invece potrebbe non essere vessatoria la clausola che comporta un arbitrato irrituale, perché qui non si ha deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria, ma si esclude in toto, si rinuncia alla giurisdizione. In realtà però la soluzione più consona sembra essere quella di consentire la clausola compromissoria solo se oggetto di specifica trattativa, il che si ha quando il professionista predispone il contratto standard e a fianco un patto compromissorio, in modo tale che il consumatore possa scegliere se concludere solo il contratto oppure il contratto più la clausola compromissoria. Infine abbiamo il foro competente, cioè le clausole che hanno come oggetto, come effetto, quello di stabilire come foro competente il foro di una località diversa rispetto, come si dice, alla residenza o al domicilio del consumatore. Terminato quindi l'elenco delle clausole vessatorie, è necessario chiarire che in presenza di una clausola che rientra in questo elenco, essa si presume come vessatoria fino a prova contraria. Il problema è che molto spesso è difficile per il professionista fornire questa prova contraria e allora egli sarà piuttosto incline a eliminare questa tipologia di clausole prima dell'insorgere di una controversia. E un rimedio potrebbe essere non tanto quello di togliere la clausola che potrebbe essere vessatoria dal contratto, ma piuttosto quella di prevedere dei contrappesi. Ossia, per esempio, abbiamo detto che è considerata come vessatoria quella clausola che ha come oggetto, come effetto, quello di prevedere il diritto di recesso del professionista senza che sia previsto un analogo diritto in capo al consumatore. E allora il contrappeso potrebbe essere quello di prevedere un diritto di recesso anche in capo al consumatore. Naturalmente il contrappeso non esclude poi in toto il carattere vessatorio della clausola, ma ne fa semplicemente venir meno la presunzione di vessatorietà. Va inoltre sottolineato che gli articoli 33 e seguenti del Codice del Consumo non hanno comunque abrogato l'elenco dell'articolo 1341 del Codice Civile, per cui noi avremo delle clausole che sono vessatorie ex articolo 1341 e ex articoli 33 e seguenti del Codice del Consumo. Qual è il problema? Il problema è che solo le clausole ex articolo 1341 richiedono la specifica sottoscrizione per iscritto per essere valide e quindi spetterà poi al professionista valutare in quali casi sia necessaria tale sottoscrizione. Naturalmente la clausola vessatoria nulla non produce effetti, il che però non incide in linea teorica sull'efficacia della parte restante del contratto. Un altro problema riguarda invece il caso in cui entrambi i contraenti hanno proprie condizioni generali di contratto e ciascuno invia all'altro le proprie senza però accettare quelle dell'altro contraente. Quindi abbiamo un semplice scambio fra formulari e dato che questi formulari probabilmente saranno confliggenti, abbiamo il cosiddetto conflitto fra formulari. E il conflitto fra formulari pone due problemi. Innanzitutto, se vi è un contratto e quale sarebbe il contenuto di questo contratto. Tali problematiche sicuramente non sono risolte dagli articoli 1341 e 1342, potrebbero però essere risolti alla luce dell'articolo 1326 e quindi del principio di conformità dell'accettazione alla proposta, ossia se l'accettazione non è conforme alla proposta, non può essere considerata come accettazione, quindi il contratto non viene concluso. In realtà però la soluzione si ritrova all'articolo 19 della Convenzione di Vienna, la quale stabilisce che in questi casi il contratto esiste salvo che l'accettazione vada a modificare elementi sostanziali della proposta. Questo
quali per esempio prezzo corrispettivo pattuiti per beni e servizi che il professionista deve fornire. Quindi l'articolo 19 della Convenzione di Vienna risolve il primo problema, ovvero, salvo che l'accettazione modifichi gli elementi sostanziali della proposta, il contratto c'è. Resta l'altro problema, ossia qual è il contenuto di questo contratto. E a tal proposito abbiamo due possibili regole. Da un lato la last shot rule, ossia si dà prevalenza alle condizioni generali formulate per ultime. Dall'altra parte la knockout rule, ossia si eliminano le condizioni generali di contratto confliggenti. E la soluzione prevalente sembra essere la seconda, ossia nel momento in cui vi è accordo fra le parti sulle condizioni essenziali del contratto, il contratto esiste e tali condizioni essenziali ne formano il contenuto. Si eliminano invece le condizioni confliggenti. Ovviamente è fatta sempre salva la volontà delle parti di non concludere alcun tipo di contratto. Per quanto riguarda i vizi del consenso, abbiamo una serie di disposizioni. Innanzitutto l'articolo 428 stabilisce che gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, per una causa anche transitoria, non fosse in grado di intendere di volere nel momento in cui l'atto è stato concluso, può essere annullato su istanza dello stesso interessato, dei suoi eredi o degli aventi causa, purché l'atto sia pregiudizievole per la vittima. Inoltre, se si tratta di un contratto, è richiesta anche la malafede della controparte. Poi abbiamo l'articolo 1427.